Ciao ragazze, allora questo sarà un video in collaborazione con Andrea, Papera World 23. È una ragazza molto carina, ha aperto da poco il canale, quindi andateci a dare un'occhiata, passate insomma per il suo canale, è molto brava. Lei vi proporrà degli outfit. Io ho realizzato per San Valentino due look, questo qui è il più semplice, infatti come potete leggere dal titolo è un San Valentino sofisticato. Mi piace molto come trucco. È semplice, però mette in primo piano le labbra e insomma, questi colori mi piacciono molto, li trovo molto eleganti. Poi realizzerò anche un look un po' più strong, colorato, per un San Valentino, insomma, un po' più sexy. E niente, vi lascio nell'info box il link del video di Andrea e del suo canale. E niente, vi passo subito a farvi vedere i prodotti che ho utilizzato per questo look. Mi avvicino un altro po' per farvi vedere il look. Non è niente di particolare, però mi piace l'effetto. Questi, insomma, questo qui è il look. Allora, inizio subito con farvi vedere i prodotti che ho utilizzato per la base. Allora, come base trucco ho utilizzato questa crema Bava di Lumaca della NYX che ho acquistato sul sito della Muta Complementare. Vi dovrò parlare di questi prodotti qui perché innanzitutto li ho acquistati col 50% di sconto e tra le altre cose mi sono trovata molto bene, me li ha consigliati una mia amica e quindi li ho acquistati perché comunque hanno lo sconto del 50% perché fanno parte del progetto Muta Complementare, ve ne parlerò nel video haul degli ultimi acquisti. E questa è, vi faccio vedere la crema, che è ottima anche come base trucco, sta proprio scritto, questa qui, ed è una crema viso, idratante, eccetera, eccetera, poi ve ne parlerò meglio. Poi come fondo ho utilizzato questo qui della Xea, che è un brand che si occupa insomma di pelli giovani. Poi c'è una sorpresa per voi che insomma che c'entra questa marca qui, ma ve ne parlerò in seguito. Ho utilizzato questo fondotinta qui che mi piace perché si assorbe subito, non lucida e mi piace l'effetto mattificato che dà sul viso. Infatti questo fondotinta qui è indicato per ragazze che hanno la pelle mista o grassa o con qualche piccola imperfezione tipo i brufoli eccetera eccetera e per chi ha un eccesso di sebo sul viso, quindi dà un effetto mattificato molto molto bello ed è questo qui. Il mio è nella colorazione 213 Honey Look, eccolo qui. Poi per dare un effetto luminoso al viso ho utilizzato la cipria della Figean Formula, questa qui è la beige, ma come potete vedere ha al suo interno dei pigmenti riflettenti, quindi comunque dà al viso un tocco luminoso. E come correttore ho utilizzato questo qui della Kiko, il Natural Concealer, questo qui liquido, questo quello piccolino, nella colorazione 02. Ecco qui. Poi per questo trucco ho utilizzato, allora, come insomma ombretto iniziale, a parte la solita base della Essence. Ho utilizzato questo mosaic powder della NYX Cosmetics. Vi ho fatto il video recensione di questi prodotti qui della NYX. Ve lo caricherò in seguito. Questo qui praticamente è un prodotto che si può utilizzare come blush, bronzer, terra o ombretti. E insomma, per dare un bel effetto luminoso su tutta la palpebra, ho utilizzato questa parte più chiara che diciamo è un color carne, non è shimmer ma satinato, quindi dà una bella luminosità allo sguardo. Poi come base ho utilizzato
nell'angolo esterno dell'occhio, sfumato verso la piega, il Maybelline Color Tattoo. Questo è anche un nuovo acquisto nella colorazione 40 Permanent Top. Mi piace molto questo prodotto. Ero curiosa di provarli e ne ho acquistato uno, e questo è il colore. Poi, ovviamente, per un trucco elegante, consiglio comunque una palette nude, e io in questo caso ho utilizzato la Naked 2 e l'ho utilizzato, insomma, su metà della palpebra mobile per dare un tocco di luminosità a Bootycall, che è un rosa pallido satinato, quindi molto, molto brillante come colore. E ho tamponato il Color Tattoo di Maybelline con Pistol, che è un grigio topo, assomiglia moltissimo, insomma, al colore del Color Tattoo, insomma, e ho sfumato questo colore qui. E per illuminare l'arcata sopraccigliare ho utilizzato Foxy, poi vabbè, una riga di liner, mascara e insomma, sotto la rima ho utilizzato questa matita qui della Catrice, la 030 It's a Pleasure Treasure. Ve l'ho fatta vedere anche nel video, l'ho sfumata un pochettino e all'interno della rima ho utilizzato la mia solita matita burro della Catrice. Poi sulle labbra ultimamente ho rivalutato moltissimo questo rossettino qui dell'Avon, della linea Color Trend, che se non sbaglio avevo messo né neo né bocciati di qualche mese fa perché il colore non mi piaceva. Devo dire che ci vogliono un po' più di passate per ottenere questo risultato, che è un viola borgogna scurissimo. Sembra abbastanza chiaro dal video, ma è scuro come colore e non mi dispiace, soprattutto con questo trucco mi piace molto perché si mettono in evidenza, insomma, queste labbra importanti, questo bel rosso borgogna. E sulle guance come blush ho utilizzato sempre questo prodottino qui della NYX, che purtroppo dal video non rende, però mescolati insieme tutti i colori danno questo color naturale molto molto bello, questo pescato molto molto luminoso sul viso, ed è super resistente perché praticamente questo prodotto qui, che è multiuso, si può dire, della NYX, la texture è molto molto sottile, quindi aderisce bene alla pelle e rimane lì per tutta la sera. Quindi è un prodotto long lasting, per questo l'ho voluto inserire in questo trucco. E niente, ragazze, io cosa dire, andate a dare uno sguardo agli outfit di Andrea, sia quello più semplice che quello un po' più particolare. Vedremo cosa combina. E vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. E niente, vi lascio al tutorial. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora per prima cosa vado ad applicare una base. Utilizzo la Love Stage di Essence. E lo vado a stendere. Poi con un pennello d'ombretto vado ad applicare la parte più chiara di questo mosaico della NYX su tutta la palpebra per dare un po' di luce al trucco. Poi prendo il Color Tattoo di Maybelline, il mio è il 040 Permanent Top. Con un pennellino a setole sintetiche vado a realizzare questa V nell'angolo esterno dell'occhio e la sfumo verso la piega dell'occhio. Lo applico, insomma, come base. Non bisogna essere perfette per questa operazione perché comunque lo andremo a sfumare poi con un ombretto in polvere. È solo per applicare, insomma, come base. Prendo la Naked 2 e
e vado a prendere Buticol, che è un rosa pallido satinato, e lo vado ad applicare sulla metà, insomma, della palpebra mobile per dare luce, insomma, al trucco. Poi con un pennello da sfumatura vado a prendere Pistol, che è un grigio taupe e assomiglia moltissimo al Color Tattoo di Maybelline. E lo vado a sfumare verso l'alto, sia nella piega per poi arrivare verso, fare una sfumatura verso l'alto. Sull'arcata sopraccigliare vado a prendere Foxy per illuminare. Poi con un eyeliner in gel, io utilizzo questo qui di Essence, vado a fare una codina alla fine dell'occhio, così il nostro occhio risulta più lungo, tipo da gatta. Prendo il mascara della Essence La Love Extreme volumizzante e lo passo su, facendo insomma attenzione a non sporcare il trucco per lo scovolino. Poi prendo la matita di Catrice, la Smoky Eye. E passo sotto, vado a sporcare le ciglia inferiori per poi andarle a sfumare con il pennellino stesso della matitina. All'interno della rima metto questa matita color carne della MAC, la mia solita, e poi vado a mettere il mascara anche sotto nelle ciglia inferiori, sopra le ciglia inferiori. Sulle guance, qui dimentico il pennello, eccolo qua. Vado a mescolare tutti i colori e li vado ad applicare come blush, creando un effetto pescato, insomma, sul viso. Tra l'altro questo blush dà anche molta luce al viso, non so se si può notare dalla webcam. Adesso sulle labbra vado ad applicare un rossetto dell'Avon, fa parte della linea Color Trend, ed è il Lucky Kiss. Non applico una matita perché devo dire la verità, è molto resistente una volta asciugato, insomma, il prodotto. Non secca neanche le labbra, l'ho rivalutato molto, sia come colore che come prodotto. Questo è il look finito, un bacio, ciao!